silenzio. Non è un'imitazione di Papa Francesco. Era un saluto normale. Terzo Papa sarebbe come. E infatti, allora, intanto auguriamo il benvenuto al sindaco di Bresso, Fortunato Zilli. Poi ovviamente al nostro sindaco e all'assessore alla, in questo caso alla cultura. L'argomento della conversazione con il sindaco di Bresso, lo conoscete già tutti. Sindaco, io ho visto sul sito del comune di Bresso che però lei il 7 marzo ha detto che smette con la politica. Esatto. Dichiarando che smetterà. Esatto. La motivazione di questa mia scelta, io pur essendo in amministrazione dal 1998, 15 anni che faccio parte dell'amministrazione della città, gli ultimi 5 come sindaco, ho deciso di abbandonare la politica attiva. Su quel comunicato c'è il motivo, che è un motivo, un duplice motivo. Uno è assolutamente personale, beh, non è un mistero, basta capirlo da anche commenti dei miei concittadini. Io sono reduce da un doppio infarto e quindi ho dovuto e sto facendo i conti con i miei problemi di salute e anche familiari. Il secondo motivo però ha una venatura che interessa anche questo nostro appuntamento. Ho deciso di dedicare tutte le mie forze, quelle che mi rimangono, tenuto conto delle mie condizioni di salute, per continuare a girare il paese. Vedete, io faccio circa 30 conferenze all'anno nelle università, nelle scuole superiori, per raccontare, per presentare il mio libro, ma che è una motivazione, diciamo così, occasionale, ma per raccontare la mia verità sulla strage di Piazza Fontana e sulle stragi che hanno incamminato il paese dal 69 all'84. Beh, io ho quasi 74 anni, comunque non 73, quindi avrei dovuto fare il sindaco quasi fino a 80 anni. Ho ritenuto di utilizzare questi ultimi o prossimi 5 anni per girare e parlare con la gente, con i ragazzi nelle scuole, nelle università, nei circoli culturali e raddoppiare, triplicare le mie presenze in queste assemblee per raccontare quella che è stata la mia esperienza sulla vicenda dello scoppio della bomba a Piazza Fontana, ma anche sulla conseguenze che questa strage, che è stata chiamata la madre di tutte le stragi, un po' rappresenta per noi sul piano emozionale e politico, un po' come le due cose, voglio dire, perché è una svolta delle forme di lotta politica nel nostro paese. Fino ad allora c'erano stati dei feriti, parecchi attentati, i treni alla Fiera di Milano, in giro, ma non c'erano mai stati tanti morti e soprattutto tanti feriti, e non finiva lì, perché poi, come sapete, c'è stata anche Piazza della Loggia, il treno rapido 904, il Talicus. Quindi voglio raccontare la mia verità e voglio parlare soprattutto con i giovani, e trovo straordinario l'attenzione dei giovani nei confronti di questa vicenda, anche se è accaduto 43 anni fa, perché ormai nessuno più crede alle verità artefatte, vogliono la verità, quella vera, che io volevo raccontare a chi non la conosce un po' della sua biografia, prima di dare la parola al sindaco. Quindi lei è nato a Rocca Scalegna, in provincia di Chieti, il 7 settembre 1940. Dopo vedremo che Rocca Scalegna ha un'importanza seria, perché ne parla nel libro. Poi è rimasto orfano di padre
perché il padre è morto sul fronte albanese nel marzo del 1941 e a 5 anni entra in orfanotrofio, dove rimane fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore presso l'Istituto Tecnico Commerciale Galiani di Chieti. Fa parte della redazione locale del Messaggero, ne parlavamo prima, e per un breve tempo come collaboratore anche di quella di Roma, dove si è trasferito e si è iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza. Non completa gli studi universitari per emigrare a Lucerna in Svizzera, dove lavora come muratore, come operaio in una vetreria e da ultimo come impiegato in una società di import e export. Rientra in Italia nel gennaio del 62. Ora risiede a Bresso dal 62 ed ha lavorato, sempre dal marzo 62, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Monza. E dal dicembre 1963 presso la filiale di Milano della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Vice direttore di succursale nel 1973 è andato in pensione nel 1998. Nello stesso anno viene eletto presidente della Commissione Interna della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana e l'anno successivo entra nella segreteria della Commissione Interna Centrale presso la Direzione Generale di Roma. Gli incarichi sindacali che ha avuto sono moltissimi. Il 12 dicembre 1969 rimane coinvolto nella strage di Piazza Fontana. Dopo il sindaco ce lo racconterà più in dettaglio e ci farà capire come si è salvato, no? Perché nel libro lo racconta, anzi a pagina 147 del libro si riprende come accadde quel fatto, ma sentirlo dalla sua voce sarà ancora più coinvolgente. A seguito di ciò è stato fattivamente partecipe, unitamente all'Associazione dei familiari delle vittime di Piazza Fontana, per l'accertamento della verità. Ha seguito tutti i processi a Roma, a Catanzaro, a Bari e a Milano. 5 istruttori e 12 processi, no? Se non ricordo male. 2600 udienze. 60.000 copie di pagine fotocopiate, racconta qui il giudice Salvini. Ecco. Poi, dal 12 dicembre, diciamo che la sua vita è diventata questo, no? Il cercare continuamente la verità, e verità che ancora si deve raggiungere. Negli anni ha partecipato alle più note trasmissioni televisive che hanno raccontato la strage, La notte della Repubblica di Sergio Zavoli, La forza della democrazia di Fini e Stagliano, I giorni della storia e Blu di notte di Carlo Lucarelli, che scrive delle cose bellissime che lei riporta qui sul libro, e da ultimo il film documentario Vittime di Giovanna Gagliardi. Potrei continuare, però voi avete già capito che parliamo con una persona che la storia non solo la racconta, ma l'ha vissuta, la storia d'Italia degli ultimi 43 anni. Lui ha, in quel giorno famoso, o famigerato, o triste, ha capito che la storia aveva avuto una svolta e che lui era parte di questa storia. Sindaco, il sindaco di Presso ha origini socialiste, proprio come te. Sì, buonasera, intanto io volevo ringraziare il Fortunato Zinni, che ho conosciuto casualmente per una serie di coincidenze, perché voi sapete che abbiamo noi attivato un avviso di mobilità per la dirigenza dei lavori pubblici e l'unica dirigente poi che ha partecipato è la dottoressa Taraschi, che è in sala, se non sbaglio, questa sera, e quindi che noi avremo fra qualche giorno dirigente dei lavori pubblici del Comune di Caratina. Chiaramente
era la necessità di confrontarsi anche con il sindaco del comune da cui la dirigente proveniva, e quindi abbiamo fatto subito, ci siamo scambiati un po' le opinioni, e parlando telefonicamente, solo telefonicamente, abbiamo visto che c'era un'identità, una radice comune, una radice politica comune, poi anche una militanza sindacale comune. Entrambi veniamo dalla CGIL, stasera che c'è anche il prezzo che rappresenta quella CGIL. Quindi lui mi ha subito proposto la necessità, la volontà, il desiderio di presentare il suo libro Piazza Fontana, nessuno è stato. È un invito che io ho raccolto subito, perché penso che la memoria storica di un paese vada, come dice Guarelli, sempre rinverdita, vada, le storie come queste sono storie che non dobbiamo mai dimenticare di ascoltare, come le favole sostanzialmente, anche se è una brutta favola questa. Ed è l'inizio, quella del 19 dicembre 62, di uno dei momenti più drammatici della nostra, del nostro paese. E inizia la notte della Repubblica, come dice Sergio Zavoli, un suo bellissimo libro che ripercorre tutto il periodo che parte dal 69 e arriva fino all'uccisione di Aldo Moro, chiaramente con una linea diversa di ideologia, ma che in realtà forse ha un'origine comune, perché ci troviamo di fronte a una verità storica, ma non paradossalmente ad una verità giudiziaria, perché l'ultimo processo in Cassazione di fatto assolve tutti quanti e rimette la palla al centro, quindi sembra che questo eccidio nessuno lo abbia conosciuto. Le motivazioni, lui lo abbia perpetrato, le motivazioni sono motivazioni di natura didattica, cioè io penso che sia necessario per le nuove generazioni, i giovani soprattutto, che non hanno vissuto quel periodo buio, conoscano la verità, conoscano attraverso i protagonisti, e sicuramente il sindaco Zinni è un protagonista, chi meglio di lui, che quella sera, quel pomeriggio, era presente nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Quindi vi è l'esigenza di ritrovare la verità e la giustizia, sono due momenti che si coniugano insieme. Verità e giustizia che in questo momento evidentemente non si congiungono. Ed esiste anche una memoria che bisogna trasmettere alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni si formano anche sulla condivisione di alcuni percorsi, su alcune verità storiche. Quindi bisogna, per avere il futuro, conoscere la storia di chi ha fatto questo paese. Non è un caso che il 69 nacque proprio, nacque dopo, in un contesto in cui emergevano le conquiste sociali e civili. Nel 68 inizia la contestazione giovanile, poi ci sono le lotte operaie, poi viene approvato lo statuto dei lavoratori del socialista Prodolini, non sbaglio, no? E quindi diciamo che di fronte alla emancipazione del paese, delle lotte degli operai, della presa di coscienza degli studenti che contestano insieme, partecipano alle lotte insieme per un'emancipazione dei diritti dei lavoratori, per una scolarizzazione di massa, è il periodo in cui mi ricordo la presentazione del libro di Capanna in questo momento, quando parlava, no, della contestazione del 68. E quindi di fronte a un'emancipazione del sociale e civile si ha questa reazione violenta in cui si intrecciano elementi deviati, reazioni di tipo fascista, e poi si riconduce poi la strage di Piazza Bologna e poi la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Quindi sono verità che in questo momento secondo me dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Ecco il senso di questa venuta di Zinni, che io ringrazio per la sua disponibilità, e che sicuramente io interrompo questo intervento perché lui chiaramente è il relatore, facendo
dicendo che è necessario che non si dimentichino quello che è avvenuto in questo paese, che è necessario che mai quel periodo, quella notte della Repubblica si possa ripetere, perché poi successivamente nel 77 fazioni, magari cattivi maestri, fecero sì che opposte fazioni si scontrassero con morti e feriti sulle strade. Io sono stato anche, così lo dico marginalmente in questo contesto, uno di quelli che ho assistito a 20 metri di distanza all'uccisione di Bachelet nell'Università di Roma, alla Sapienza, quando poi ci chiusero dentro, perché la Sapienza è un recinto ben definito. Quindi capisco quali sono i momenti, drammatici della storia di questo paese, avendoli anche vissuti a Roma durante il periodo dell'uccisione, del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, quali furono i fermenti studenteschi in quegli anni, in quei giorni, in quei 45 giorni che vivevo, la cacciata poi di Lama all'università. Quindi ci fu una situazione che ognuno di noi ha vissuto sulla propria esperienza, ed è bene che questa esperienza venga poi trasmessa alle nuove generazioni. Ecco perché ringrazio ancora una volta Zinni e gli do volentieri la parola se di Rovalente ve lo permette. Daniele Avvantaggiato, credo che come assessore alla cultura debba raccogliere il messaggio del sindaco Montagna, perché i giovani politicamente dipendono da te. Ed è un impegno ed un'impresa, ma con i giovani forse è certamente più semplice, nel senso che il contatto con le scuole, con i giovani, è più diretto ed immediato, è un momento magico che sta a noi cogliere, ma c'è una grande disponibilità. Io infatti questa sera c'è un gruppo di persone che così spontaneamente si è aggregato, però noi non abbiamo, proprio per la velocità poi di questa disponibilità, della necessità di dire sì, perché basta poco a capire che abbiamo a che fare con una bella persona che non potevamo perdere l'occasione di incontrare. Però ecco, domani sarà alle 9 al Tecnico Commerciale di Via Latina, alle 11.30 allo Scientifico, dopodomani probabilmente a Colonna, si stanno ancora organizzando, e quindi è quello che il suo desiderio, ce lo ha ribadito questa sera, noi cercheremo di accoglierlo e di soddisfarlo, perché è l'incontro con i giovani. Si diceva anche nel manifesto che abbiamo elaborato, c'è sempre quel logo che ci ha accompagnato dal 25 gennaio ad oggi. Ci sono delle tappe importanti per non dimenticare, degli obblighi morali di coltivare la memoria, il ricordo, perché noi abbiamo delle giornate dedicate, la nostra Repubblica ha deciso che vi sono alcune giornate dedicate, e quindi il 25 gennaio per la Shoah, il 10 febbraio per ricordare le foibe e tutta un'altra tragedia, ma il 9 maggio per ricordare le vittime del terrorismo, e vi sono delle giornate dedicate alla memoria, il 21 marzo per le vittime di tutte le mafie. Quindi vi sono dei momenti che dobbiamo riuscire a cogliere, delle occasioni per non dimenticare, perché la memoria è il testimone passi da una generazione all'altra. Io questo libro l'ho letto con cura, perché è un dono. Questa sera non c'è un libro in vendita, questa sera c'è un libro che raccoglie testimonianze e storie, e storia diretta, che diciamo scorre su due binari che sono apparentemente paralleli ma che si incontrano. È bellissima la capacità di portare avanti la storia di una vita e la diversità anche tipografica, lo fa comprendere subito, con la storia di questa strage, di questa tragedia. Stiamo parlando di 17 morti e 84 feriti, i cui nomi sono riportati, e che probabilmente domani nelle scuole leggeremo, perché
ormai abbiamo capito che per vivere in maniera piena e profonda questi appuntamenti, il nome di chi è stato vittima è bene proprio pronunciarlo, avere la forza di dire i nomi e i cognomi di chi è morto innocente in determinati momenti e in certe drammatiche circostanze per quello che la storia può della Repubblica già e del nostro Stato già si cominciava a dire. Quindi il 16 marzo l'altro giorno morirono 5 persone della scorta di Aldo Moro e a maggio ricordiamo tutti quella Renault rossa con quel corpo aggrovigliato. Allora è vero, questa sera è un appuntamento che noi che ci siamo ci possiamo vivere. Domani incontrerà i giovani e questa missione che intende portare avanti, noi faremo di tutto perché possa continuare, perché è importante che ciò accada. Quel 12 dicembre 1969 ero in banda. Come tutti i venerdì pomeriggio, dopo le 16, mentre tutte le altre banche chiudevano gli sportelli, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana si svolgeva il mercato degli agricoltori e io lasciavo il mio posto dietro il bancone per assisterli in mezzo al salone dove si effettuavano le contrattazioni. Forse sì, ero in mezzo al salone come tutti i venerdì e nel salone c'erano circa 200 persone, era un salone circolare con un'ampia volta che dava sul lucernario, quindi senza piani intermedi, i piani intermedi erano all'esterno dell'emiciclo coperti da vetri schermati che lo separavano dagli uffici interni. C'era un grande lampadario che scendeva dal lucernario centrale, un lampadario a gocce che illuminava questo ampio salone. Si sentivano un po' tutti i dialetti, quelli della bassa padana, della lomellina, del novarese, del cremasco, dell'odigiano, quello dell'interland milanese. Arrivavano lì persino degli agricoltori emiliani, venivano da Piacenza, molti da Mantova, da Brescia, dal Varesotto. Era un venerdì particolare, quell'anno del 69 noi lo ricordiamo come l'autunno caldo e seguiva un anno che è rimasto famoso, quello del 68, quello della rivoluzione studentesca. Nel 68 c'è stato un grande fenomeno nel nostro paese, un grande fenomeno sociale. I figli degli immigrati del sud, i figli degli immigrati veneti che affluivano a Milano al seguito delle proprie famiglie, si rendevano conto che facevano fatica a ottenere spazi per l'istruzione. Non potevano iscriversi all'università perché le tasse erano molto alte e soprattutto non avevano le aule normali per poter studiare. Sono rimaste famose le lezioni tenute nei cortili della statale, nei corridoi con i ragazzi seduti per terra e quel grande movimento di giovani che era partito dalle grandi università americane per la lotta contro la guerra nel Vietnam era arrivato a Parigi, alla Sorbona, poi erano arrivate anche in Italia. C'era stato un grande movimento, i giovani, quelli che affluivano nelle università, ma anche quelli degli istituti di scuola superiore, scendevano in piazza rivendicando le cose più normali che oggi ci sembrano anche scontate, il diritto allo studio, meno tasse per studiare, il diritto alla casa, il diritto ad essere dignitosi, essere uguali verso lo Stato. E a resistere a questo cambiamento erano i ceti dominanti, erano i grandi industriali, allora c'erano i Costa, gli Agnelli, i Pirelli e c'erano le grandi fabbriche. Io sono vissuto lì
quegli anni, perché vivevo a Brescia, a un tiro di schioppo, neanche un chilometro da Sesto San Giovanni, dalla Pirelli, dall'Ansaldo, dalla Park, dalla Breda. Anzi, a Brescia c'era la quinta sezione aeronautica della Breda, c'era una fabbrica dove lavoravano 3.000 operai. E quindi avevo quasi succhiato il latte da questa grande rivoluzione sociale. Ero anche un giovane assessore, ero diventato assessore del comune di Brescia, appunto nelle liste del Partito Socialista. E quindi cercavo di capire perché questi studenti protestavano. Io venivo dall'orfanotrofio, poi ero stato un emigrante in Svizzera, e cominciavo a capire che c'era un grande sommovimento sociale. Nel 69 è successo un fatto straordinario. C'è stata la fusione delle lotte degli studenti con le grandi lotte di 5 milioni di lavoratori, che per lo più erano immigrati, che erano arrivati nel triangolo industriale, che rivendicavano praticamente le stesse cose. Rivendicavano un salario dignitoso, rivendicavano la possibilità di avere una casa, perché non abitavano tutti nelle case, abitavano nelle baracche, negli scantinati, in camere dove si dormiva più persone. Lo dico per far presente che lo stesso fenomeno lo stiamo vedendo oggi, e quelle persone che vivono negli scantinati, vivono nelle baracche, vivono nelle stanze in tanti, oggi hanno una pelle diversa, ma hanno o stanno vivendo la stessa esperienza che hanno vissuto centinaia di migliaia di meridionali che sono affluiti nel triangolo industriale in quegli anni. C'è stata una fusione tra le lotte operaie e quelle degli studenti. Per la prima volta le strade di Milano, Torino, Genova, Bologna, anche Roma, si sono riempite di persone che reclamavano diritto. Reclamavano cose elementari: il diritto alla casa, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto a poter esprimere la loro volontà, il diritto a riunirsi in assemblea durante le ore di studio oppure a riunirsi in assemblea durante le ore di lavoro. Allora non era possibile. Pensate che l'11 dicembre, il giorno prima, il Parlamento italiano in prima seduta aveva approvato una legge fondamentale che oggi molti vogliono rimettere in discussione, lo Statuto dei lavoratori. È stato approvato in prima lettura l'11 dicembre, sarà approvato poi definitivamente in seconda lettura, come sappiamo tutti, il 20 di maggio del 1970. E così abbiamo avuto lo Statuto dei lavoratori, che dava diritto ai lavoratori e agli studenti di potersi riunire in assemblea anche durante le ore di studio e di lavoro, e soprattutto dava il diritto, non dava più il potere ai padroni, che allora si chiamavano così, di poter licenziare senza una giusta causa, e se il lavoratore faceva causa e aveva ragione doveva essere reintegrato. Questo significa, in termini molto elementari e comprensibili, il tentativo di abrogare l'articolo 18, perché l'articolo 18 non è un numero. L'articolo 18 sono ore, milioni di ore di sacrifici di persone, di lavoratori che hanno dovuto scioperare, essere anche uccise, perché prima di quella dello Statuto dei lavoratori non è vero che l'Italia ha perso l'innocenza con Piazza Fontana. È una balla, questa l'hanno raccontato i brigatisti, l'ha raccontato Adriano Sofri, per coprire le responsabilità di chi ha creduto con la lotta armata di risolvere una lotta democratica. L'Italia ha perso l'innocenza, l'ha perso con 20 anni di fascismo, con la strage di Portella della Ginestra, con la strage di Avola, con quella di Battipaglia, con Reggio Emilia, con Genova, con Porta San Paolo, dove venivano ammazzati lavoratori ed operai in lotta. Questo è l'antefatto che ha portato poi nel 69, durante le meravigliose lotte degli studenti e dei lavoratori. Poi, guardate, è successo un altro miracolo, perché sulle strade non c'erano solo gli studenti e gli operai, quelli in tuta bianca della Pirelli, quelli azzurre dell'Ansaldo, c'erano anche i colletti bianchi, c'erano 30.000 bancari nel centro di Milano, lavoravano nella cerchia dei Navigli. Noi eravamo i metalmeccanici del centro di Milano, lavoravamo noi 30.000 bancari, c'erano 18.000 ragazze con il loro grembiule rosa, quella della Motta, e azzurro, quello dell'Alemagna, che 18.000 lavoravano con queste grandi aziende sociali e che scendevano in strada e reclamavano ad alta voce il loro diritto. Per questo ha spaventato i potenti di turno.
E allora cosa hanno fatto? Hanno cercato di reagire e hanno trovato chi tra i soldati della Violetta mettevano le bombe. E dove le mettevano le bombe? Dove c'era la maggiore aggregazione di persone. La fiera di Milano del 25 aprile sono cominciate a scoppiare delle bombe facendo dei feriti. E poi la cosa più odiosa, siamo nel 69, allora non c'erano gli operai che venivano in ferie nei loro paesi di origine con le macchine, prendevano all'80% prendevano il treno, affollavano i treni, viaggiavano in piedi e in agosto hanno cominciato a mettere le bombe sui treni, cercando di spaventare la gente. E cosa faceva il Ministero dell'Interno e la Polizia? Arrestava qua e là qualche anarchico quando succedevano queste cose. Sono stati 149 attentati quell'anno. Nessun morto, ma tanti feriti. Il primo morto c'è stato il 19 novembre del 1969 a 100 metri da Piazza Fontana, dalla banca dove lavoravo io. E chi è morto? È morto un ragazzo di 21 anni, si chiamava Antonio Annarumma. Era un celebre. Suo papà era un contadino di Ariano Irpino ed era iscritto al Partito Comunista. Bene, questo poliziotto è morto perché è andato a sbattere con una cippone lungo un muro in Via Larga alle spalle di Piazza Fontana. Sapete cosa è successo? 3 o 4 giorni dopo c'è stato il funerale e questo figlio di un immigrante del sud, di un contadino comunista, è diventato l'emblema della reazione. Ci sono stati funerali, ci sono i visti labari e i saluti fascisti della Repubblica di Salò. È diventato l'emblema e c'era un presidente della Repubblica che si chiamava Giuseppe Saragat che gridò all'assassinio e disse che i colpevoli dovevano essere cercati negli eversivi, nei sovversivi. Chi erano i sovversivi? Erano i 20.000 studenti di Milano che scendevano in strada per reclamare i propri diritti. E in questo clima che è maturato la strage di Piazza Fontana. E vedete, quel giorno era un giorno, quel periodo fu chiamato il Black Christmas, perché Milano era fuligginosa, c'era una nebbia, non se ne sentiva. Adesso a Milano c'è più nebbia, voglio dire, ma allora c'era un nebbione. La mattina, quando io sono andato a lavorare, erano accesi alle 8 del mattino, erano accesi le luci, non c'erano le luminarie però, perché le centinaia di ore di sciopero non le pagavano e c'erano gli operai, gli impiegati che quando andavano a fare la spesa le mogli o comunque gli stessi operai andavano col libretto, si segnava, allora non c'era la grande distribuzione, c'erano i negozi sotto casa e si facevano credito. Questa era la Milano di allora, una Milano che guardava verso il boom economico, ma quel boom economico che aveva arricchito gli Agnelli, i Pirelli, il Costa, i Marzotto, insomma i grandi capitani dell'industria di allora, stava affamando chi questo miracolo economico l'aveva effettivamente creato con il loro sudore e con i loro sacrifici, e a loro non spettava nemmeno un pizzico della ripartizione della ricchezza, perché la ricchezza andava tutto a sostenere il capitale. E allora i potenti di turno hanno trovato qualcuno che, con la speranza di creare in Italia un sistema di controrivoluzione, hanno cominciato a modificare i sistemi di lotta politica. Guardate, non tutti lo ricordano, ma nel 1969 nel Mediterraneo si affacciavano tre grandi paesi, tre grandi stati. C'era la Grecia, l'Italia, la Spagna e anche il Portogallo, che si affacciava sull'Atlantico, ma fa parte del sud dell'Europa. Bene, in Portogallo c'era un dittatore fascista, si chiamava Salazar. In Spagna c'era un dittatore fascista, si chiamava Franco. E in Grecia c'erano i colonnelli che si erano impossessati del potere nel 67 e il nostro ministro degli esteri quel giorno si trovava a Parigi come presidente di turno dell'Unione Europea di allora, che era formata da 6 stati che erano quelli che avevano costituito la base per l'attuale Unione Europea, e Moro
si chiamava Aldo Moro, il presidente di turno, il ministro degli esteri italiani, aveva avanzato una proposta di espellere dall'Unione Europea la Grecia perché era diventato un paese che non riconosceva i diritti democratici, era diventato un paese fascista. La Grecia, vista la mala parata, si ritirò spontaneamente dall'Unione Europea. Queste bombe miravano a trasformare il nostro ordinamento democratico e repubblicano uscito dalla resistenza e con la Costituzione voluta dall'Assemblea Costituente a trasformarlo in uno Stato fascista. Questo volevano i grandi agglomerati, i grandi centri dei servizi segreti stranieri di questa parte, e in qualche modo vi lavoravano anche i servizi segreti stranieri dell'Est che rifornivano, cominciavano a rifornire di armi alcune persone che si opponevano a Gladio, che era la mano armata. Bene, vi dicevo che era una giornata buia, uggiosa. Io quel giorno, per riprendere il filo del discorso, ero in piedi vicino al grande vagone ottagonale e io facevo un lavoro del tutto particolare, oggi non c'è più purtroppo, comunque non esiste più quel lavoro. Gli agricoltori discutevano a lungo quando dovevano fare le transazioni. Io ti do 10 capi di bestiame, tu mi dai 100 quintali di foraggio, poi mi dai anche quelle sementi scelte. Facevano un po' di conti e poi alla fine dicevano: beh, io ti devo anche una differenza di 180, 150 mila lire, insomma. Alle 16:34 due anziani agricoltori, non inventati, questa è storia vera, Carlo Gerli di Abbiategrasso, proprietario di una cascina agricola, e Gerolamo Papetti, proprietario di un'azienda agricola di Rho, finiscono la loro lunga contrattazione, che era iniziata, pensate, poco dopo le 15, quindi avevano trattato per... erano uno, aveva 77 anni, uno 78, parlava un dialetto strettissimo lombardo che facevo fatico a capire, quando mi chiamano e mi dicono: vieni che abbiamo finito. E cosa facevano quando finivano? Si stringevano la mano e io col tallo della mia mano destra spaccavo la loro stretta di mano e sancivo la fine della contrattazione. A quel punto dalla mia tasca dovevo tirar fuori un blocchetto intestato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura dove scrivevo i due nomi dei contraenti e chi doveva ricevere. A quel punto io avrei dovuto sospendere la contrattazione, sancire la fine, girare dietro il bancone e andare a vedere se c'erano i fondi. Bene, non l'ho mai fatto. Io li conoscevo uno a uno, quegli agricoltori. Erano tutti dei galantuomini. E se dicevano che gli dovevano dare 180.000 lire a una persona, vuol dire che 180.000 lire c'era sul suo conto. Stavo appunto tirando fuori il blocchetto quando vengo chiamato da due colleghi, perché, altro particolare, l'11 dicembre a sera, rigorosamente alle 19:30, perché come vi ho detto non si poteva fare l'assemblea durante l'orario di lavoro, quindi alle 19:30 significa un'ora dopo la fine del lavoro, perché bisognava fare anche un'ora canonica di straordinaria. E alle 19:30 gli 800 dipendenti della banca si erano riuniti proprio gomito a gomito nel salone per approvare l'ipotesi di accordo del rinnovo del contratto di lavoro nazionale dei bancari, che si era concluso proprio la mattina presto dell'11 dicembre dopo 89 ore di sciopero. Ricordo che alcuni funzionari che non scioperavano prestavano i soldi ai loro dipendenti perché non ce la facevano neanche a credito. Bene, io ero il presidente della commissione interna, mi avevano chiamato per firmare il comunicato, quindi mi sono scusato con Carlo e Gerolamo e mi sono allontanato per raggiungere questi colleghi. Quando sono arrivato nella mezzata ho cercato di aprire lo sportello della vetrata per chiamarli e dice: no, non ve ne andate perché vi devo rilasciare la ricevuta. Quando mi ero allontanato, Carlo e Gerolamo mi hanno detto: torna presto perché così poi ti offriamo un caffè.
ho dovuto rinunciare perché c'erano tante persone che non mi avrebbero mai sentito e ho chiuso lo sportello e ho fatto un gesto inusuale. Mi sono appoggiato con le spalle alla vetrata con i colleghi che mi avevano chiamato in piedi davanti a me. Proprio nel momento in cui mi sono appoggiato con le spalle alla vetrata ho sentito un grande boato e c'è stato un silenzio quasi oppressivo. Non so se voi, credo di sì, nel sud è facile sentirlo, avete mai sentito gli ultimi botti dei fuochi pirotecnici, quelli che non fanno corpo, che non fanno luce, no? E che ricadono come come piombo sul silenzio. Questa è l'impressione che ho ricevuto io. E si è fatto buio, non c'era più quel bellissimo, straordinario, grande lampadario a gocce, c'era il buio e io vedevo i colleghi degli ammettati che non avrei dovuto vedere perché c'erano le schermatiche, ovviamente non c'erano più. Sono finito lungo disteso per terra e quando mi sono rialzato un po' confuso ho visto quei colleghi che mi stavano di fronte, che si stavano rialzando anche loro, tutta con la loro faccia incalpinata perché il vetro è imploso alle mie spalle e io non mi sono fatto un grazio. In realtà non è vero che io non sono rimasto ferito, voi non lo potete vedere ma io porto un apparecchio acustico perché ho un timpano perforato, il timpano dentro perforato, quindi non sento più da quel giorno nell'orecchio dentro e mi sono rialzato tutto confuso e ho guadagnato quella breve rampa di scale per uscire fuori come hanno fatto tutti quelli dei piani superiori. Arrivato al piano terreno, sul bancone sulla destra dove c'era la portineria c'era una batteria di telefoni e che suonavano all'impazzata. Io istintivamente, nonostante i colleghi mi strattonavano e mi dicevano non puoi rimanere qui, è pericoloso, vieni fuori, istintivamente ho alzato la cornetta e c'era un agente della questura che mi diceva è scattato il segnale d'allarme, cosa è successo? E io l'ho risentita, me l'hanno fatto risentire quella telefonata. Ho risposto per 3 o 4 minuti a monosillabi, molto confuso, non rispondendo alle domande, ma anche singhiozzando in alcune. Fino a quando la gente, il pazientito, mi ha detto: guardi, si calmi, risponda almeno a questa elementare domanda. Che cosa vede? E io ho detto: io non vedo niente, il lampadario non c'è più, ma è vero che è scoppiata una caldaia. E qui mi sono un po' ripreso, ho detto quale caldaia? La caldaia è dalla parte opposta, noi siamo verso Piazza Fontana, non è possibile. Dice ma allora mi dica almeno il telefono, lo vede il telefono? E io ho detto sì lo vedo, e che cosa c'è vicino al telefono? E mi sono sentito rispondere dalla mia voce, vedo un braccio, vedevo un braccio umano. In quel momento mi sono reso conto che della grande tragedia che stavo vivendo e ho subito riattaccato il telefono e anziché ascoltare i colleghi che mi prendevano per le braccia mi sono diretto verso il corridoio di ingresso che dava sul salone della banca dal cancello esterno e ho visto un cliente che io conoscevo, mi ha chiamato per nome e mi ha detto, continuava a dire mi aiuti ti prego, io mi sono inginocchiato perché ho visto che si trascinava in un mare di sangue e lui mi ha preso fortemente per le braccia e continuava a dire mi aiuti e io cercavo di liberarmi, mi sentivo svenire, mi veniva da vomitare, piangevo, sono rimasto non so quanto tempo, questa è una scena che ho rimosso. Poi un infermiere dopo qualche minuto in camice bianco mi ha preso per le braccia, mi ha fatto rialzare, mi ha visto tutto insanguinato nella parte della giacca, le mani, la faccia e mi ha detto guarda vada fuori, ci sono le ambulanze, ti faccio portare in ospedale. Io invece non sono andato fuori, andavo cercando Carlo e Gerolamo e sono entrato nel salone. Vedete, quel fotogramma è rimasto stampato fisso nella mia mente, nei miei occhi, anche a 43 ore di distanza, 43 giorni di distanza. Io saprei rimettere millimetricamente al loro posto quello che ho visto. La sedia miracolosamente intatta vicino al buco dove era la bomba,
i pezzi del grande bancone ottagonale che avevano ammazzato tante persone come schegge pesanti perché c'erano le borchie di ferro attorno, i pezzi di cassette di ferro dove erano detenuti i valori, il cassiere con una pistola in mano che chiaramente sotto shock continuava a dire non toccate niente perché devo quadrare, abbiamo impiegato mezz'ora a convincerlo di posare la pistola e andarsene a casa. Un sacerdote che era entrato che benediceva in formi fagotti per terra, un militare che è entrato di corsa per aiutare e poi quando ha visto la scena si è messo a vomitare e è scappato fuori. E poi i miei colleghi che prendendo i foglioni, i grandi foglioni larghi per gli atterramenti delle Underwood le usavano come lenzuola per coprire i resti delle povere vittime che giacevano per terra. Da quel momento la mia vita è cambiata, per me, per i miei colleghi, è cambiata per la città di Milano, ma io credo che sia cambiata anche per il paese. Piazza Fontana ha segnato una svolta e vedete, è cambiata anche perché poco dopo il direttore mi cercava disperatamente tra i morti perché sapeva che ero l'unico impiegato della banca che non ero, per così dire, protetto dal bancone. Ci sono stati 34 feriti tra i colleghi, ma sono tutti feriti da schegge di riporto, diciamo, perché il bancone li ha protetti. E poi perché la bomba è scoppiata in una sala circolare, per cui ha trovato la possibilità di deflagrare ammazzando quelli che erano vicino alla bomba. Mi cercavo perché pensavo che fosse tra i morti, quando mi ha visto, mi ha abbracciato, mi ha preso per un braccio e mi ha detto adesso tu vieni nel mio ufficio perché dobbiamo decidere quando riaprire la banca. E io mi sono messo a piangere, ho detto direttore mi lasci andare, io sono un impiegato, cosa vuole da me? E lui mi ha risposto no, tu non sei più un impiegato. Tu sei il rappresentante dei lavoratori di questa banca e da oggi in avanti le decisioni le prenderemo insieme. Sono tornato a casa alle 21 quella sera. C'era tanta gente a casa mia. Io mi ero sposato quell'anno, poi c'erano i parenti, gli amici, ero un assessore, come vi ho detto, del comune, c'erano le autorità. Beh, quella notte non ho dormito, ma alle 7:30 del sabato io ero in banca. Abbiamo fatto un'assemblea. Vedete, lì non c'è, ma io ce l'ho a casa. Il primo incarico che mi ha dato il direttore, di tu li conoscevi tutti, per favore ritorna nel salone, prendi un foglio e scrivi chi è morto, chi è ferito. E quel foglio c'è ancora, l'ho regalato, una fotocopia di quel foglio, a Giordano, Marco Tullio Giordano, il regista che ha girato il romanzo di una strage che mi ha utilizzato come consulente per la prima parte della sua pellicola. Il giorno dopo ero in banca, avevo telefonato ai colleghi perché dovevamo decidere se potevamo riaprire la banca. Abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo deciso di fare turni 24 ore su 24, 8 ore per turno, per cercare di riaprire la banca. Alla fine però, e abbiamo anche votato all'unanimità che i soldi che avremmo preso per le prestazioni straordinarie le avremmo devolute ai figli minori delle vittime. La banca ha raddoppiato la cifra. C'erano tra i minori anche Patrizia e suo fratello, il fratellino Pizzamiglio, che erano minori e quei soldi sono andati anche a loro. E poi siamo andati al tribunale per chiedere quanto ci avrebbero restituito la banca perché era stata sequestrata. E abbiamo parlato col giudice Paolillo, il giudice di turno, il quale ci ha guardato come se venissimo da Marte e ha detto ma scusate, voi venite dalla banca, avete visto in che condizione, non lo so quando ve lo dirò, ma sicuramente non a breve. E per cui noi abbiamo detto, intanto cominciamo a lavorare, siamo tornati, ma allora non c'erano i telefonini,
quando siamo arrivati il portiere ha detto al direttore: guardi che l'ha cercato il procuratore capo della Repubblica, Enrico De Pecco. Il direttore l'ha richiamato e ho visto che biancava il volto. Dopo un po' ha riattaccato e ha detto: ma ha detto che la banca ce la restituiscono oggi pomeriggio. E io gli ho detto: ma scusa, ma come? Non è sequestrato, non devono fare le indagini. No, no, ma ha detto che ce l'hanno già i colpevoli, sono gli anarchici, li stanno arrestando uno a uno. Questo capitava il sabato mattina. Vedete, quel giorno, il 12 pomeriggio, non c'era solo la bomba di Piazza Fontana, non erano quattro calcagnati che hanno attentato alla nostra democrazia. C'erano due bombe, uno al Museo del Risorgimento e un altro all'Altare della Patria, tutte e due nel centro di Roma vicino al Foro Italico. C'era una bomba nei sotterranei del passaggio di via San Basilio alla Banca Nazionale, Nazionale del Lavoro di Roma davanti all'ambasciata americana, e c'era una bomba che per fortuna non è scoppiata, che è stata ritrovata dello stesso tenore con 7 chili di tritolo dentro un ascensore della Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala a Milano. Vedete, se quella bomba scoppiava dentro l'ascensore c'era l'effetto due torri. Quel grande palazzo che ospitava 4.000 lavoratori si sarebbe spezzato in mezzo, perché la bomba sarebbe diventata l'ascensore e la tromba dell'ascensore sarebbe diventata la cassa di detonazione e quindi avrebbe spezzato il palazzo in mezzo. Bene, 5 bombe tutte messe nel pomeriggio del 12 dicembre. Se questo non è un attentato alla forma di democrazia che la Resistenza aveva dato a questo Paese, io non so come chiamarlo. C'è stata anche una scelta colpevole, cioè quella di non mettere da parte la borsa che conteneva la bomba, è stata fatta scoppiare facendo un buco in un cortile interno della Banca Commerciale, ma non, il motivo ve l'ho già detto, oramai loro cercavano gli anarchici per incolparli e dare la colpa che stavano attentando alla democrazia. E qual era l'obiettivo? L'obiettivo era quello di fermare le grandi lotte studentesche o operarie, ma questo per fortuna non è successo. Ci furono i funerali, ci fu la prima risposta. Sì, ma prima dei funerali c'è stato, chi ha visto il romanzo Una strage, forse l'ha potuto vivere, c'è stata la sera del 12 dicembre la riunione del Consiglio Superiore della Sicurezza. Al Consiglio Superiore della Sicurezza vi partecipava allora il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, il Capo di Stato Maggiore, il Ministro degli Interni che chiamava Restivo, il Ministro della Difesa e il Presidente del Consiglio dei Ministri che si chiamava Rumor. Il Ministro della Difesa, come vi ho detto, è il Ministro degli Esteri, era a Parigi e ha mandato a sostituirlo Gui, che rappresentava la volontà di Moro. Per prendere una decisione, cioè la dichiarazione dello stato di emergenza e quindi la nomina di un presidente del consiglio militare, quindi l'apertura a un governo reazionario, ci voleva l'unanimità. Gui ha detto, Moro mi ha detto che vota contro, e quindi Rumor si è spaventato, ha detto: io non sto bene, devo andare a fare una dichiarazione alla televisione, e se n'è andato e non hanno preso nessuna decisione. Chi invece ha impedito questa svolta autoritaria nel nostro paese sono state 300.000 milanesi che il 15 dicembre mattina, senza che nessuno li avesse chiamati, senza uno striscione, senza uno slogan, senza parlare, si sono presentati sul sagrato del Duomo e si sono messi lì muti. Vedete, io l'ho fatto quel lungo corridoio umano dietro le bare e le vittime, e li ho sentiti, li ho percepiti, quei morti impietriti. Qualcuno diceva qualche preghiera sottovoce, qualcuno piangeva, ma nessuno ha avuto un grido, nessuno ha avuto una reazione scomposta. Erano tutti lì, operai, studenti, massaie, casalinghe, artigiani, professionisti, borghesi, c'erano tutti, c'era tutta Milano quel giorno. E quando dagli altoparlanti si è diffusa la voce del cardinale Colombo, si è sentito solo il cardinale dire ancora una volta: Caino,
ha colpito a bene. E quando alla fine sono entrate le bare, tutti si sono o dicevano una preghiera o abbassavano con, se non credevano nel Dio, eccetera, abbassavano e salutavano con un cenno del capo. E quando siamo entrati c'erano tutti i grandi dirigenti dello Stato, tutti hanno avuto una lacrima e un abbraccio per noi e tutti ci hanno promesso che avrebbero fatto subito giustizia. Sono passati 43 anni, questa giustizia non è stata fatta e quando le bare sono uscite dal Duomo non c'è stato un applauso. Allora non usava spettacolarizzare il dolore. Le bare sono sfilate in quel corridoio umano lentamente, con i parenti delle vittime dietro, che dovevano ancora subire l'affronto di non poter seguire il processo nella loro città perché è stato spostato a 1350 km di distanza per impedire che il carico di lutto e di dolore facesse parte del processo, come è il diritto di ognuno di noi che ha subito un torto. Vedete, quei 300.000 milanesi sono stati zitti quel giorno, ma quel grido muto si è sentito dappertutto, a Roma nelle stanze del potere e quindi non c'è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, si è sentito nelle cancellerie europee che hanno preteso che non si facessero leggi speciali, si è sentito anche da parte di quelli che avevano organizzato la strage, che hanno dovuto accettare una cocente sconfitta. Lo dobbiamo a quei 300.000 milanesi che hanno salvato la nostra democrazia. I politici non sono stati all'altezza di quei 300.000 milanesi e degli italiani in genere, lei lo scrive. Io so e posso provarlo, no? Che i principali esponenti di governo promisero, come appena detto, il giorno dei funerali ai familiari delle vittime, una rapida giustizia. Poi lei continua, li ho rivisti a Catanzaro esibirsi in una lunga ed umiliante litania di non ricordo. Vedete, prima di rispondere al mio gentile interlocutore, vi voglio raccontare un altro episodio che è successo il 21 dicembre. Il 21 dicembre del 1969 io stavo guardando la televisione dopo che aver assistito alla sceneggiata di Bruno Vespa la sera del 16 dicembre, quando si fece passare il foglietto dal questore parlato di Roma e dire hanno preso i colpevoli, si chiamano Valpreda e Pinelli. Come sapete Valpreda è rimasto in carcere per 3 anni e mezzo in carcere preventivo, poi c'è voluto una legge per farlo uscire. Ma il 21 dicembre ho visto una scena che ancora oggi è allucinante. Hanno inquadrato una signora, la signora Valle, che accompagnava con le mani sulle spalle due bambine, una di 9 e una di 11 anni a scuola. Queste due bambine si chiamavano Claudia e Silvia. Quando questa era chi le accompagnava era un'anziana nonna che li portava a scuola in una scuola della periferia milanese. Quando la nonna ha visto che davanti alla scuola c'erano tanti giornalisti e gli operatori televisivi, si è tolto lo scialle dalle spalle e l'ha coperto, l'ha messo sulla testa di Claudia e Silvia. Queste due bambine erano Claudia e Silvia Pinelli. Quando sono arrivati davanti alla scuola, i cronisti si sono fatti incontro e il cronista della RAI, si vedeva benissimo il marchio della RAI, piazza davanti alla bocca delle due bambine il microfono e dice: Claudia, Silvia, cosa si prova ad essere le figlie di un mostro? Questa scena mi ha fatto veramente male, tant'è che il giorno dopo, quando sono andato in banca, ho convocato un'assemblea dei colleghi
e c'erano tutti, anche quelli che c'erano il sabato mattina, tutti, e ho chiesto loro di aggiungere il nome di Claudia e di Silvia ai nomi dei figli dei minori che potevano soffrire dei benefici delle ore straordinarie. Questa volta non c'è stato il voto all'unanimità. L'assemblea si è spaccata e la mia proposta è stata respinta per 8 voti. Quelli che hanno votato a favore hanno votato alzando la mano, quelli che hanno votato contro, molti di loro mi pendolavano le prime pagine dei giornali di quella mattina dove c'erano scritte ecco i mostri anarchici autori della strage. Perché vi ho raccontato questo episodio? Perché vedete, ecco, mi riallaccio, io so chi è stato, io non volevo certo mancare di rispetto a Pasolini che invece con questa celebre invettiva l'ha resa pubblica e famosa, ma perché volevo dire che i colpevoli dell'inerzia e dell'indifferenza che ha portato il processo di Piazza Fontana prima a Catanzaro, poi a Bari e poi prima a Roma, poi a Catanzaro, poi a Bari, tra l'indifferenza della gente, ad eccezione dei 300.000 milanesi del 15 dicembre, va, induce noi a una riflessione. Quando io ho intitolato il mio libro Piazza Fontana, nessuno è stato con la S maiuscola, volevo dire che lo Stato e la colpa che quel processo si è tenuto tanti e tanti anni dopo, passando dalle condanne all'ergastolo, alle assoluzioni e poi alla terribile, ignobile condanna finale dei familiari delle vittime a pagare le spese processuali, perché è successo anche questo, è successo anche per la strage di Brescia, nessuno di noi è innocente, perché è mancata la giusta rabbia popolare, perché alla fine i burattinai hanno manovrato la stampa mettendola al proprio servizio, perché alla fine Licio Gelli ha potuto dire, il capo della P2, che avrebbe chiesto i diritti d'autore, perché quando ha rilasciato quell'intervista nel 2009 dice 52 dei 53 punti del mio progetto di rinascita democratica sono applicati al governo che un rappresentante degli imprenditori, gli operai, le lotte operaie sono state sconfitte, c'è il ritorno alla ridiscussione dei diritti, l'Italia si sta riavviando verso un paese in cui prevale la sopraffazione e in cui c'è una crisi vera di valori morali, sociali ed economici, in cui il 10% della popolazione detiene il 50% della ricchezza e in cui il livello di povertà sta salendo a livelli, qui ci siamo due sindaci, potremmo raccontarvela con cognizione di causa, e cresce sempre di più le persone che non solo arrivano all'ultima settimana, ma che non arrivano neanche alla seconda settimana, alcuni non arrivano neanche alla prima perché non hanno nulla di reddito. Questo è il progetto di rinascita democratica di Licio Gelli, che per cui reclama i diritti d'autore. Vedete, non ci sono più le grandi masse operaie che c'erano nel 69 che portavano 300.000 persone in Piazza Duomo a dire no al ritorno del fascismo. Questo paese adesso sta subendo un grave momento di transizione, abbiamo tante speranze, ci sono anche nuovi movimenti politici, ci sono il ricambio di molte facce nuove, ma noi dobbiamo ancora lottare, ecco perché io mi sono ritirato dalla politica, perché in questo paese il Parlamento autorizza ancora quello proprio della condanna dei familiari delle vittime a pagare le spese processuali, e questa è una norma di legge che il Parlamento non ha ancora modificato e che però per pudore, quando succede questo, i governi di turno, lo ha fatto anche il governo Berlusconi, decidono di pagare loro le spese processuali perché si vergognano, sanno che il potere legislativo non ci ha messo una pezza e il potere legislativo è ancora più colpevole, ecco perché io so chi sono i colpevoli.
perché dopo 43 anni in questo paese il segreto politico-militare vige ancora, perché se noi dobbiamo costruire una memoria condivisa sulla strage di Piazza Fontana, su quella della Roggia, sulle altre stragi che hanno incarcinato il paese, c'è necessità che gli storici, gli analisti, gli studiosi possano andare a leggersi le carte. E sapete che questo non è possibile, perché le veline dei servizi segreti, i documenti segreti, coperti dal segreto, non possono essere visti, possono essere letti solo gli atti giudiziari. E gli atti giudiziari, quelli più antichi, quelli di Catanzaro, noi la conoscenza di questi atti, che stanno andando al macero nelle cantine del Palazzo di Giustizia di Catanzaro, lo dobbiamo a due vostri conterranei, si chiamavano Nicola Magrone e Laura Pavesi. Sapete chi sono? Uno era sostituto procuratore a Bari e l'altro era pretore a Cerignola, che nel 1987 hanno pubblicato un cofanetto di 3 volumi con il titolo Ti ricordi di Piazza Fontana, contenendo tutti gli atti giudiziari dei processi di Roma, Catanzaro e Bari. E sapete cosa è successo il 1 di agosto del 1985, quando la Corte d'Appello di Bari ha assolto tutti, ma proprio tutti, dall'accusa di strage? Anche Frede Ventura, per cui c'erano 14 punti di colpevolezza. Il Corriere del Mezzogiorno di Bari, che era la città dove è stato svolto l'ultimo processo, ha pubblicato la notizia nell'undiciassettesima pagina. Il Corriere della Sera a Milano, dove c'era stata la strage, ha pubblicato un trafiletto tra l'indifferenza di tutti. Se non usciva questo cofanetto con il titolo allusivo Ti ricordi di Piazza Fontana, nei licei milanesi 80 intervistate su 100 hanno detto che la colpa della bomba di Piazza Fontana erano le Brigate Rosse, che nel 69 le Brigate Rosse sono dei sanguinari assassini, sono macchiati di delle cose più vergognose, ma allora nel 69 non c'erano. E comunque io non ho nessuna condiscendenza con i brigatisti. Nel libro racconto la storia di due miei amici, Walter Tobagli, che ha studiato a Brescia ed era un mio amico, a 33 anni era inviato speciale del Corriere, che è stato ammazzato da due giovani di 18 anni, due figli della Milano Bene, Marco Palpone, che era il figlio del direttore editoriale della Sansoni, e da Marco Morandini, che era il figlio del critico musicale del giorno, quindi due figli della Milano Bene, che giocavano ai brigatisti. Marco Palpone non ha fatto un giorno di carcere, oggi è un dirigente del Movimento di Comunione e Liberazione. E è stato ammazzato anche un altro mio amico, era un mio compagno di scuola, Emilio Alessandrini, che era quello che aveva fatto l'istruttoria nel 74 per rinviare a giudizio i fascisti Frede Ventura. È stato ammazzato da due brigatisti. Il primo si chiamava Comandante Alberto, ma era il figlio di un ministro di questa Repubblica, Carlo Donat-Cattin, e l'altro si chiama, è morto, il figlio di Donat-Cattin, un incidente nell'autostrada Milano-Venezia, incidente non molto chiaro, e l'altro si chiama Sergio Sedio. Sergio Sedio era il brigatista che si è macchiato di 8 delitti. In particolare questo è odioso, perché ha aspettato che il giudice Alessandrini si fermasse a un semaforo in Viale Umbria, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, il figlio di 7 anni, che adesso fa l'avvocato a Pescara, e ha bussato al vetro. Il giudice Alessandrini era alla guida di una R4, era un'autoritaria, non aveva scorte, era una persona come tutti noi. Il giudice ha abbassato il vetro e lui gli ha scaricato sulla faccia 8 colpi di P38. Sergio Sedio oggi è il responsabile dei servizi delle politiche sociali della CGIL, e la sua compagna, sua moglie, Susanna Rocconi, che anche lei ha ammazzato 2 impiegati della sede del Movimento Sociale a Padova,
hanno scritto una storia strappalacrime che si chiama Una storia d'amore, finanziato per 1,5 milioni dal Ministero della Cultura di questo paese, e noi abbiamo conosciuto la loro storia d'amore, questi due assassini, attraverso questo bellissimo film interpretato da Riccardo Scamarcio e la Mezzogiorno, Vittoria Mezzogiorno, due dei nostri migliori e più belli attori. Per raccontare la storia delle vittime, la storia delle famiglie di Piazza Fontana, la storia delle famiglie della strage di Bologna, la storia delle famiglie di centinaia di famiglie vittime del terrorismo, questo paese non ha potuto mai avere l'onore di far sedere qualcuno di queste vittime, per quelli morti non ci potevano andare, ma anche i parenti, nei salotti televisivi, tenuti da quelli che allora guidavano la protesta contro gli infami, contro chi ha ammazzato Guido Rossa. Tanto uno di questi che guidano i salotti televisivi è uno che, quando è stato ucciso Guido Rossa, è uscito con un titolo sottoscritto da lui, un articolo che diceva: beh, hanno fatto bene, era un infame Guido Rossa, un operaio della Italsider che ha avuto il coraggio di denunciare i brigatisti. Vedete, questo è uno strano paese. Per conoscere la storia di questo paese abbiamo dovuto aspettare il libro di Benedetta Tobagi, che ha raccontato la morte di suo padre, il libro del figlio di Calabresi, un pensionato di banca che ha scritto Piazza Fontana Nessuno è stato con la S maiuscola, e poi tanti, la figlia di Galli, ma questa veramente non la volete, non so se vi è fuggita. Voi sapete che l'avvocato di Berlusconi l'altro giorno ha depositato una memoria presso il Tribunale di Milano per protestare contro la presenza della figlia del giudice Guido Galli, ammazzato dalle Brigate Rosse, che sta seguendo il processo Mediaset come giudice all'Atene, protestando dicendo che quella signora che fa il giudice presso il Tribunale di Milano non è serena nel giudicare, perché è la figlia di una vittima del terrorismo e quindi potrebbe avercela con Berlusconi. Viviamo un paese come questo. Lei, allora indigniamoci, per favore. Facciamo sentire la nostra voce. Vedete, ecco perché un signore a 73 anni gira il paese e cerca di trasmettere la sua rabbia, il suo pathos, le sue emozioni, la sua commozione a tante persone e soprattutto ai giovani, perché non è giusto dimenticare. Vedete, la verità da qualche parte c'è, occorre continuare a cercarla. Lei ha visto di tutto, infatti scrive anche che ha visto gli avvocati di parte civile a cui stava accennando prima, poi vediamo, passare dal patrocinio legale delle vittime a quello degli imputati. L'allusione è a Pecorella. Questa è una brutta storia. Però ha anche visto il giudice Guido Salvini e l'ha intervistato. Sì. Beh, velocemente, in due minuti, questa è una brutta storia. Noi, tramite l'avvocato della banca, anche come lavoratore, eravamo costituiti parte civile contro i rinviati al giudizio e quindi contro i fascisti e contro gli anarchici. Però noi siamo andati, io sono andato il rappresentante dei lavoratori dal direttore generale della banca a dire che noi non volevamo più costituirci parte civile contro gli anarchici, ma solo contro i fascisti. E il direttore della banca ha detto: fatelo, ma io non vi pago gli avvocati. Per cui io sono tornato a Milano, abbiamo fatto l'assemblea, abbiamo deciso di trovarcelo noi un avvocato e abbiamo avuto un'intuizione. Ha detto: ma perché non scegliamo l'avvocato della famiglia Pinelli, che si chiamava Marcello Gentili? E abbiamo scelto come avvocato di parte civile per Catanzaro Marcello Gentili. Quando si è saputo, Peppino Prisco, ex vicepresidente dell'Inter ma anche capo della Camera Penale, ha scritto un articolo di fondo sul giornale allora di Montanelli per dire oltraggio alla toga, perché avevamo ritirato il mandato all'avvocato della banca. Quella sera fui chiamato dall'avvocato della Camera del Lavoro di Milano, che mi disse: guarda, Gentile è una brava persona ma è troppo signore, ci vuole uno tosto, uno che difenda i vostri diritti, te lo suggerisco io un nome. Questo avvocato si chiamava Pietro Ichino,
che è quello che adesso è passato dal Partito Democratico a Monti, alla Scelta Civica di Monti, era allora l'avvocato della Camera del Lavoro, e il nome che mi ha suggerito era Pecorella, Gaetano Pecorella, che noi scegliamo e lo affianchiamo a Gentili. Quando il processo è tornato a Milano, grazie a... Dovete sapere che quel famoso 15 dicembre, la mattina dell'isopre, c'erano davanti al liceo Manzoni di Milano quattro studenti della prima ginnasio o della quarta ginnasio, allora si chiamava quarta ginnasio, che distribuivano i volantini. Loro, 14enni, avevano intitolato i loro volantini una strage fascista, il giorno, il 15 dicembre del 69. Bene, chi erano questi quattro ragazzetti? Uno si chiamava Guido Salvini, è diventato il giudice istruttore carico. Un altro era tale Enrico Mentana. Un altro era Achille Serra, che è il, e l'altro era Tito Boeri. Questi erano i quattro ragazzi di 14 anni che distribuivano i volantini in strage fascista. Guido Salvini, mio carissimo amico, io ho lasciato al direttore una DVD che può essere proiettata in una serata culturale, perché è la trasposizione teatrale di questo libro su Piazza Fontana, in cui c'è un colloquio, ma c'è anche nel libro alla fine una intervista che io ho rilasciato, che io ho fatto a Guido Salvini. E Guido Salvini a un certo punto si arrabbia con me, ma non è una finzione, è stata una lite vera, perché a un certo punto mi dice: ma caro Zilli, ma tu pensi che questa colpa della mancata verità su Piazza Fontana sia stata solo colpa dei poteri occulti? E io dico: giudice, perché? Dice: no, guarda, tu sai che mi hanno mandato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura perché ho riportato il processo a Milano. E io ho detto: ma perché? Dice: mi hanno fatto la guerra all'interno del Tribunale di Milano, perché l'ultimo processo, quello che si è tenuto, l'hanno affidato a due giovani magistrati che non sapevano nulla di stragi, e invece di Spataro, Colombo, erano Gerardo Colombo, cioè quelli capaci, voglio dire, non sono stati utilizzati, quindi accusando i suoi colleghi. Quando io gli ho fatto avere la trascrizione dell'intervista, ho cercato, anche per non seminare zizzania all'interno della magistratura, ho cercato di attenuare questo giudizio dicendo, mettendo in bocca a Salvini questa frase: beh, un po' di responsabilità deve essere, ci sarà stata anche nell'organizzazione delle assegnazioni delle cause. E lui mi ha mandato a chiamare e mi ha detto: guarda, io non la faccio arrestare perché, insomma, voglio dire, ma tu è inutile che cerchi di difendere il tuo partito perché qui io ho attaccato D'Ambrosio, eccetera. Quindi o scrivi quello che ti ho detto oppure io non ti autorizzo. E alla fine io ho scritto veramente quello che mi ha detto Salvini, insomma, ho scritto che lui ha dovuto far fronte anche al suo amico, insomma, all'interno della Procura di Milano. Tant'è che oggi, per chiudere, Salvini non è famoso per essere stato il giudice che ha riportato il processo di Piazza Fontana a Milano, ma per essere il giudice delle cazzo commesso. Salvini è famoso perché ha fatto arrestare Doni come giudice istruttore del Tribunale di Cremona, dove i suoi amici di Milano lo hanno relegato per punizione. Io avrei voluto far parlare il sindaco Montagna e l'assessore Vantaggiato, però forse qualcuno di loro ha qualche domanda. Vedo l'avvocato Gervasi che forse qualche domanda vuole fare o le ha già fatte tutte. Già fatte tutte in tribunale? No. Non so che domanda. No, sempre. Era venuta qualche curiosità, insomma, qualche... Mi stai, come dire, intercalando senza che poi ci dobbiamo presentare. Lo facevo, lo dicevo che la, speravo che lo facessi tu, insomma, ecco perché. No, io posso. È interessante, la tua testimonianza è interessante. No, se mi posso presentare. Sì, la fai. Attenzione.
io ho una verità processuale che è completamente diversa dalla sua, e quindi la sua, credo, se la posso definire una verità politica, io invece la mia è tutt'altra, è documentale di quelli che sono gli atti del processo. Le volevo dare questa notizia perché lei si è fermato all'intervento del dottore Manrone, che io ho conosciuto durante il processo Mario, che però non veniva a fare il processo, lui non ha mai partecipato a nessuna udienza, non l'abbiamo mai visto. Dunque, io ho avuto un contatto con il cancelliere del Tribunale di Catanzaro, che dovrebbe essere il custode di tutta la documentazione, il quale telefonicamente mi diceva, perché volevo fare una ricerca, che gli atti stanno a Catanzaro, che l'allora ministro Mastella aveva fatto un finanziamento di 21.000 euro per masterizzare tutta quanta la documentazione, ma come giustamente ha detto lei, la documentazione sta in qualche scantinato dove ci sono forse la compagnia dei topi e quindi credo che sia sicuramente, se non è andata perduta, perché proprio il finanziamento non ha avuto più esito, quindi i documenti sono rimasti nella forma cartacea. Bisogna informare che nel 1985, negli anni precedenti, non esisteva il computer, non esisteva. Quindi tutto si faceva con la velina. La velina era la quarta carta fotocopiativa che si batteva a macchina. Cioè quella meno leggibile. Quindi era quella meno leggibile e quella che poi si deteriora per primo, perché proprio si chiama velina perché è fatta di una carta leggera, leggera, quasi trasparente. Ecco, il processo di Piazza Fontana è tutto su carta velina, quindi ahimè, peccato per la storia, perché io di mio ho soltanto in registrazione e ho trasmesso su CD le difese. Avrei voluto fare anche, diciamo, ricerca su quella che era la requisitoria e parte della documentazione. Io ho conosciuto l'avvocato Gentili, ho conosciuto l'avvocato Scali, l'avvocato di Valpreda, che poi è diventato senatore, mi sfugge in questo momento il nome, Guido, l'avvocato di Valpreda, Guido Carli, anche deputato. Sì, bravissime persone, ottimi avvocati. Ripeto, condivido questa ultima conclusione sua, quale purtroppo la verità su Piazza Fontana, io credo che è partita con dei tempi processuali di quei tempi, che forse oggi invece avrebbero dato sicuramente e certamente un esito diverso, e quei fuochi incrociati, lei ha detto di un fuoco incrociato, io invece ho detto di fuochi incrociati sotto tutti gli aspetti, sia quelli, diciamo, interni alla magistratura, ma anche delle correnti politiche, quelli esterni, ecco. Poi non è un fatto solo, io conosco questa verità. Nel processo di Piazza Fontana, stranamente o volutamente o forzosamente, sono confluite anche tante altre realtà processuali che nulla hanno a che vedere con la bomba di Piazza Fontana, che però in quel contesto hanno creato soltanto confusione. Si è voluto fare questo maxi processo che, se fosse stato invece canalizzato verso determinate, diciamo, direttive, forse avrebbe avuto un risultato diverso. Questa è la storia dell'Italia, come ha detto lei, io condivido, perché è vero, l'Italia forse si è voluta creare dietro questo processo una storia che poi ha portato per 40 anni a non conoscere la verità, perché credo che difficilmente adesso, dopo 40 anni, riusciremo a trovare un bando della massa. Io, per quella che è la mia verità processuale, posso dire che forse i giudici di Bari hanno cercato di trovare una pareggio in gergo sportivo, e quindi di non, o come si dice, dare un colpo alla botte e uno al cerchio, e trovare una soluzione che potesse accontentare un poco tutti, certamente non le vittime, con quel risultato che lei ha richiamato e che io, da avvocato, anche dall'altra parte, purtroppo condivido, perché non è bello che poi le vittime o la vittima che subisce un torto si veda poi costretto anche a
risarcire. Però questa è la legge e noi diciamo dura lex sed lex. Posso interrompere? Allora, intanto io la ringrazio perché questo mi dà la possibilità, vedete, quando parlo in queste circostanze cerco di sintetizzare una storia che ha anche dei rapporti particolarmente complicati sul piano giudiziario. Ma se io ho dato l'impressione nel mio corso e nel mio intervento di accusare i giudici di qualsiasi tribunale, quello di Catanzaro, quello di Bari, quello di Milano, devo aver dato sicuramente, comunque chiarisco che questa è un'impressione sbagliata. In realtà la mancata verità giudiziaria su Piazza Fontana ha un solo responsabile, quello che io lì ho definito con la S maiuscola, Stato. Perché è lo Stato che ha rifiutato di farsi processare. Perché se quando D'Ambrosio ha chiesto al Presidente del Consiglio di dirgli se Giannettini era assolto o meno dei servizi segreti, non gli veniva opposto il segreto politico-militare, poi Andreotta ha rivelato a Caprara che invece Giannettini era un assolto dei servizi segreti. Se il generale Maletti, che oggi se ne sta a novantenne in Sudafrica coperto eccetera, quando rientra vuole salvacondotto per ritornare indietro, avesse detto quello che ha detto ai tre giovani giornalisti freelance che sono andati a intervistarlo per 9 ore, che non ci sono andati gli inviati dei grandi quotidiani nazionali a trovare Maletti, ci sono andati 3 ragazzotti che hanno fatto lo scoop. Che quando c'è stata la prima sentenza a Catanzaro, lei sa che a Catanzaro, quando c'è stata la prima sentenza, era presente solo Giannettini in aula, perché Pozzan, Fred e Ventura non c'erano. Dove erano? Erano stati accompagnati uno in Argentina, uno in Costa Rica e uno a Madrid dai servizi segreti. Sì, erano accompagnati, tra virgolette, voglio dire, anche Ventura era accampato. Quando io se lo racconta lei ne sa almeno quanto me e dice no, era incapace. Quando domani io l'andrò a raccontare ai 17enni, ai 18enni, qualcuno alzerà il dito e dice scusi, ma la stampa non diceva niente di queste cose. Vedete, a Catanzaro mi è successo un fatto straordinario. Ci volevano 17 ore di treno per andare da Milano a Catanzaro, poi scendevamo di Bologna, prendevamo la Corriere che era sempre piena dei locali, noi stavamo in piedi nel corridoio centrale, ci lasciavano alla stazione del Corriere e poi come lei sa dalla stazione del Corriere per andare all'aula del carcere minorile bisognava salire. C'era la signora del Gubernatore, che era una vedova di Eugenio Costini, una delle vittime di Piazza Fontana, che aveva dei difetti di circolazione, aveva anche 76 anni questa signora. L'abbiamo portata a braccio negli ultimi 100 metri. Davanti all'aula bunker c'era un muro sempre pulito di bianco dove c'erano le scritte più incredibili perché c'erano le riprese televisive. E una volta ho letto, sono stati i puzzoni del nord. Io andavo con un consigliotto, si chiamava un avvocato che era consigliere, il quale gli ho detto guarda che anche qui capiscono che sono stati i fascisti veri, e quello mi dice ma guarda che quelli sono i tifosi del Catanzaro che ce l'hanno con quelli del Verona che hanno mandato il Catanzaro in Serie B, se non gliene può fregare l'ultimo. Ma comunque siamo entrati con questa signora, che era fredda col suo maglioncino girocollo che leggeva le memorie di Adriana della Justenar nel gabbiotto lì. Appena ha visto questa signora che è venuta, Scuderi, presidente del tribunale, è sceso per farla sedere, gli ha offerto un bicchiere d'acqua e Freda si è andato e ha detto al presidente ma non ti vergogna di strumentalizzare anche queste vedove per dire che erano lì 32 giornalisti, io vi ho contato uno per uno, c'era Giancarlo Cantalmazzi, c'era Pioni, c'era Livio Paolucci e c'erano le televisioni. Lei pensa che uno solo di questi giornalisti ha raccontato questo episodio? Quindi, la storia di Piazza Fontana, al di là della vicenda, convengo che Nicola Magrone è uno che non c'entrava niente con il processo, lui è
aveva una sua sensibilità, e convengo anche su quando Zaiti ha risposto che era il sottosegretario alla giustizia, ha risposto a quella interpellanza sugli atti giudiziari, una mia vecchia conoscenza, forse anche tua, Luigi Ligotti, che a Catanzaro era l'avvocato che affiancava l'avvocato Gardun ed era qui vicino, era un consigliere comunale del Movimento Sociale di Crotone, poi è passato ad AN e adesso poi è passato con Di Pietro e è diventato sottosegretario alla giustizia. Ha risposto lui e siccome ci conosciamo, lui mi ha detto, mi ha telefonato, mi ha detto: sindaco, non mi può aiutare di farmi recapitare tutti gli atti giudiziari, quelli della seconda pagina, a proposito che c'ha la Banca Nazionale dell'Agricoltura, perché era l'unica che poteva pagare gli atti giudiziari, e io li ho fatto recapitare perché non riuscivano a digitarli quelli che avevano trovato a Catanzaro perché erano illuminati, gli ho fatto recapitare 18 kg di carte, no, per dire. Questa è la storia, voglio dire, questo per essere precisi. Comunque la ringrazio per... Grazie. Io avrei la tentazione di chiamare un sindacalista che è presente in sala, però mi fanno segno che sono passate due ore. Ho parlato di Guido Rossa, che era sindacalista. Cioè credo quindi di riprendere quello che ha citato il sindaco e dire con Lucarelli che ci sono storie che non dobbiamo mai stancarci di ascoltare, come i bambini con le favole, anche se queste purtroppo favole non sono. Grazie sindaco. Partecipare a dibattiti, organizzare convegni, svolgere un vero e proprio ruolo di strumento della memoria. E questa è la motivazione che ci ha portato qua questa sera e noi ringraziamo per averci.